Federico Del Grosso, 274 presenze in giallo-rosso, terzo nella classifica di tutti i tempi, bandiera e oggi allenatore che appende le scarpe al chiodo. La premiazione del presidente, l'applauso del pubblico, pre-gara, sono tutti per lui. Poi il 3-5-2 di Federico, ospite opposto al 4-3-3 del Federico locale. È chiaro che entriamo in partita praticamente al decimo, dopo un po' di studio il Giulianova mette alle corde l'avversario, l'aiuto viene da Ficola, due cartellini gialli in 17 minuti e rosso di conseguenza, scala all'esterno Esposito e il middle pair, si passa al 4-4-1 per la Recanatese, ma chi passa in gol sono i padroni di casa. Minuto 23, Ramco per Suriano, spalle alla porta, rovesciata morbida e portiere Immobile che può solo guardare la sfera infilarsi sotto l'incrocio. Il vantaggio però mette in sofferenza i locali, il piede di Pera che non si aspetta l'amnesia del diretto controllore impatta d'inerzia fuori. Comunque occasione, 34esimo, una delle sue, la bella opportunità dello specialista Davide Borrelli che sfiora il legno traverso e poi ancora 10 minuti dopo al 42esimo colpo di testa. Dopo al 42esimo un calcio da fermo che lambisce il 7. Questo è il primo tempo nella ripresa. Prima Fioretti spreca al lato e poi Bifulco chiude per lo specchio che para a terra. Poi comincia la lotteria dei rigori, chiamiamola così. Al 19esimo minuto il tocco di Ram Kouinar sulla sfera e sulla quale si trova anche Lombardi che finisce a terra. Per Vinco è rigore Pera. Dal dischetto non perdona, 1-1 al 25esimo Actis Recanatese entra in area, dribbla tutto il possibile e poi però dribbla anche se stesso, però si ha l'impressione che avrebbe potuto fare meglio. Mezz'ora, Barlafante riceve al limite dell'area con l'esterno, si porta la palla in area, toccato e va giù e anche qui Vinco non ha dubbi e decreta il penalty. Dolce all'esecuzione, Sprecace respinge, Diamutene un avvoltoio e spara nel sacco. Un appunto, forse c'era l'espulsione del numero 11 Dodi da ultimo uomo. Ma andiamo avanti, 40esimo, il cross di Nodari, solissimo l'argentino Morales che morbidamente appoggia in rete per il 2-2. Ma non finisce qui, Moi, Giulianova, Suppera, Recanatese, toccato all'interno dell'area, ancora un calcio di rigore, ancora Pera. È ancora gol, stavolta è 2-3 e finisce qui l'insperata rimonta della squadra di Federico Giampaolo che espugna il Fadini.